Ciao ragazzi, oggi impareremo a fare una caricatura. Chiaramente partiremo dalla base di un animale. Come vi dicevo, per quanto riguarda la trasposizione, è necessario ricalcare l'immagine dopo aver colorato il retro con la grafite. Questo è il risultato, però inizialmente era matita, poi ho ripassato il tutto con un pennarello nero, stando attenta all'esempio. Guardate, tutti i tratti li riporto e li prima matita e poi li ricalco con il pennarello a spirito. Fatto questo, mi procuro un lucido, quello che normalmente voi adoperate per geografia e via dicendo, con un pezzo di nastro, di carta fisso, appunto il lucido, e vado a ripassare soltanto gli occhi ed il naso. Chiaramente le orecchie ed il resto no, perché sarà necessario per rendere un volto umano, una calotta cranica, un mento più pronunciato, le labbra, le caratteristiche tipiche insomma dell'uomo, con tutti gli elementi, tra cui il collo, le orecchie, dei capelli. Sarà una via di mezzo tra un gatto e una donna in questo caso. L'importante, torno a ripetervi, che gli occhi e la posizione del naso siano quelle dell'animale in questione. Dopo aver fatto tutto a matita, ripassate con il solito pennarello nero tutti i contorni, in modo che insomma il vostro disegno si veda, la vostra trasformazione umana sia visibile. Volto, dunque, bocca, occhi, naso, capelli, pupille, altro aspetto, altri particolari del volto, dopodiché passo alla colorazione. La colorazione, attenzione, non sarà effettuata sul davanti del foglio lucido, ma sul retro, in modo da non sciogliere o far sbavare il colore nero che abbiamo adoperato per i contorni e i lineamenti. Adesso cosa faccio? Quindi capovolgo il foglio e con pennarelli a spirito oppure evidenziatori della stabilo, ad esempio chi li ha o altrimenti chi no può adoperare o le matite colorate oppure i colori a spirito vanno benissimo. E perché no anche gli evidenziatori? Perché mi piacerebbe che la colorazione fosse un tantino guidata dalla vostra fantasia. Infatti, come potete osservare, irroro le guance di rosa, dopodiché le sfumo con lo stesso pennarello. Attenzione, questo è possibile farlo su un foglio lucido perché non assorbe come un foglio di carta, quindi è possibile creare delle sfumature in questo senso. I capelli posso persino usare il colore blu, magari utilizzando un altro colore per fare delle sfumature. Ecco, in questo caso utilizzerò il colore verde in modo da rendere anche più estrosa l'immagine. Fatto questo, quando ritengo di aver finito ed ultimato, dopo aver dato qualche secondo per l'asciugatura, riprendo il mio foglio, ecco, ho ottenuto un bellissimo volto di donna gatto. Prendo il mio gatto, quello che ho utilizzato in precedenza, e provo a sovrapporre l'immagine. E vediamo un po' come avviene questa trasformazione da un gatto ad una persona, semplicemente modificando il livello delle labbra ed il mento e dando la rotondità della calotta cranica. Come potete vedere anche in questo caso, l'occhio ed il naso sono e del becco sono del volatile. Ora ripetiamo il tutto per il gufo. Dunque, fisso la mia carta lucida sul volto del gufo, dopo averlo ricalcato, ripassato con il pennarello nero e con la matita comincio a tracciare prima gli occhi in maniera identica, in modo identico. Poi il becco diventerà un naso. Sotto vado ad aggiungerci le labbra. Rispetterò più o meno i contorni del volto del gufo. Chiaramente non ricalcherò le orecchie perché voglio che sia un essere umano, che assomiglia ad un gufo, appunto. Poi realizzerò i capelli. Guardate, il genere spesso è donna nel mio caso, però potreste anche trasformarlo in uomo. Infatti, per trasformare il soggetto in uomo basta aggiungerci dei baffi. Ecco qua, dopodiché per lavorare meglio sull'immagine umana, ecco, la fissate su un foglio bianco, lavorando sul lucido, chiaramente. Vogliamo trasformarli in un uomo? Detto fatto, innanzitutto creiamo questo sguardo austero con occhi tondi e sbarrati. Il becco, il naso è aquilino, le labbra. Il volto è piuttosto tondo come quello di un gufo, con la sola differenza che non avrà le orecchie poste lì sulla testa, sulla sommità della testa. Il collo è taurino, abbastanza grosso, insomma, largo. Farò dei baffi per farlo somigliare più ad un Barbagianni. Per quanto riguarda poi la colorazione, procederemo come prima.
Quindi, dopo aver ultimato il disegno, ricalcando i tratti più importanti, vado a girarlo 1, 2 e 3, come in questo caso. Prendo i miei pennarelli e andrò a colorare il volto sul retro. Il fine è quello di non macchiare, non sbavare, non far sbordare, insomma, il nostro pennarello nero. Vado a colorare poi alcuni particolari come le labbra, le occhiaie, i capelli, ad esempio. Vedete, si tratta di tratti essenziali, proprio perché le caricature non richiedono un grande impegno nella realizzazione dei particolari, se non delle caratteristiche più evidenti, insomma, quelle che caratterizzano l'identità del soggetto, che somiglia in questo caso ad un UFO. Ecco, è molto divertente poi a fine opera poter sovrapporre sull'immagine l'animale del UFO il nostro ritratto di uomo e vedere un po' com'è possibile la trasformazione. Uno, due, ecco qua. Buon divertimento, ragazzi!